Apprezzatissimo, amatissimo da tutto il pubblico. Non mi rimane altro che presentarvi lui, il grande Nino Brentano. Forse non vi ho sentito, vogliamo farvi sentire come vi siamo? Signore e signori, Nino Brentano! Gente, oh gente.
vince via. Forza, il maestro Altanisio Paoletti, direttore del Festival di Sanremo, forte, eccolo là, un applauso grande. Migliore chitarrista italiano, Giovanni Francesca. Il cantante, l'avete già sentito, Marco Folella. Il bassista, tutti diplomati in conservatorio, giovanissimi, Giulio Boniello. Dulcis in fondo alla batteria è mio nipote, anche lui diplomato in percussione al Giuseppe Verdi di Milano, Rocco Raitano. Ecco, io vorrei veramente dirvi che da stamattina voi non potete immaginare l'emozione che ho, perché ogni volta che devo arrivare nella mia terra io sudo 20.000 magliette. Perché? Voi dite, ma come? Ma mi emoziono dappertutto, no? Però qui è diverso, perché qui non c'è quel manager che mi deve controllare l'orario, non c'è, ci sono tutte queste guardie, quelle cose, no. Io sono qui, con la mia gente, quelli che assomigliano a me, che hanno gli occhi uguali ai miei, quelli che parlano con me, che la pensano con me, che rispettano con me, quelle persone così. E io amo troppo questa gente, questa terra mia. E io, voi non potete immaginare, il signor Mario, la signora Eva e Laura, io vi saluto. Avevo a disposizione 21 minuti e Celentano il giorno dopo 20, 21 anche lui. E la RAI ha detto, Mino, mi raccomando, ci affidiamo a te. E io in 21 minuti si sono alzati tutti in piedi. È stata una gioia immensa, come 8 vittorie. E poi direte, ma come? Perché in America volevano che io cantassi in napoletano. E... Catalin, Catalin, che mattin c'è sti parole amare, perché ma parli ancora? Pienso tu, non te curare. Cor ingrate, deviata vita mia, con te passare. Perché io sono nato, vissuto, cresciuto e pasciuto qua. E grazie alla Ferrovia. Queste canzoni mie, provate a cantare anche voi, perché loro in America cantano tutti senza parole. Fanno così, non so, per esempio una chitarra a 100 milioni, no? Fanno
Mi è scappato, però oggi quando ho visitato padre Gregorio e al generale dei minimi di Roma, che ho sentito per telefono, mi ha chiamato, l'ho chiamato Morosini, che mi ha permesso, perché pare che San Francesco di Paola, guardando gli occhi, mi hanno fatto quella barba, tutto, nel 2005 dovrei essere io l'attore. Siamo qui. Alessandro, e soprattutto anche ad Antonio Lopez, oggi è stato bravissimo, ha fatto un servizio in diretta qui a Pino Rano. Si sono collegati col satellite da qui, da questa piazza, e poi lo trasmettono in tutto il mondo. Paola non ha bisogno di questo, ma Paola ha bisogno di essere serena. E ho visto un sindaco bravo. Provate a cantare con me, dai! Era il tempo. Buon Natale a tutti. Senza parole, no? Mi devo preparare, l'attenzione ha detto: Mino, tu devi fare come fa Fiorello, cioè tu e Fiorello siete quelli che potete fare tutto. Allora, mi sto preparando, Allora. Era il tempo un signore con un bellissimo, come siete bravo la ma che cori, questo è un coro stupendo. Oh, che verità, era il tempo. Era il tempo di Paola e al fiume ti portare al mare. Ecco. Però io sto sentendo quanto voi mi volete bene. Sì, mi volete bene, ma io molto molto di più. Radio Blackout.
Immagine. Sì, io ce n'ho una tua di 33 anni fa. Ce l'ha data pure? Sì. Io lo scrivo sempre. Aspetta, no, no. Sono venuto con Francesco Troppa. Sì. Bravo, è il mio pianista. A scuola. E come ti chiami di cognome? Sei parente del vice sindaco? Fratello di Francesco. Francesco è... Vado a coordinare. Gli porto. Ramona. Perrotta. Ecco, il sindaco, tu devi venire con vice. Cioè, Roberto, tu devi venire nel PC. Bene. Allora. Alessandro, vai. Facciamo qui in mezzo a tutti. Più bello. Gentilmente. Sì. Ad assunta, non lo scrivo. Simo malato. Simo malato. Teresa. Amico. Date, me l'ha portato. Bene, uno. Mamma mia. Ok. Emilio, maestro, dimmi. La vogliamo sentire stasera, eh? Vogliamo sentire. Non c'è contatore. Siamo a Paola, quest'oggi minoretano, l'orgoglio calabrese in tutto il mondo. Che cosa ci puoi dire? Ah, è una cosa bellissima. E poi finalmente il mio sogno era di cantare a Paola, perché Paola ha quel santo lassù, vedi, che da bambino io mi sono sempre aggrappato a lui, sono devoto. E poi quando ho fatto il primo film come attore, quando mi hanno fatto crescere la barba e i capelli lunghi per fare Gesù alla Biennale di Venezia, in quel momento, mentre ero a Venezia, che vedevo il film e mi vedevo e che mi sentivo veramente coinvolto, no? Dicevo dentro di me, spero tanto un giorno di poter fare San Francesco di Paola. E siccome pare che siamo vicini, ho sentito anche il generale dei Minimi, Morosini, e sarebbero tutti molto felici che lo facessi io. Dice, ci vuole un personaggio che sia prima di tutto calabrese, che sia uno pulito, trasparente, e che sia veramente la Calabria e l'onestà in persona, come San Francesco. Ecco. Perfetto, allora Mino, questa sera che cosa ci farai ascoltare? Ah, stasera ripercorreremo la strada di Mino Reitano, di questo ragazzo di Calabria che ha cominciato diciamo poverissimo, grazie alla stazione ferroviaria di Paola e di Lamezia, perché mio papà era ferroviere e io quindi avevo la possibilità di avere i biglietti gratis, no? E grazie, diciamo, che alla gente che mi ha sostenuto, che la Calabria non aveva mai avuto un artista a livello mondiale, no? Hanno trovato quello che aveva la stessa altezza di tutti, quello che aveva gli occhi uguali agli altri, quello che ragionava come loro, quello che si faceva rispettare e rispettava, quello che li ha amati subito, e io che lottavo contro tutti,
contro il più grande, vincendo, e quando addirittura non vincevo perdevo per 2 punti, 3 punti, perché ero calabrese, no? Ma alla fine abbiamo dimostrato che anche all'ultimo Sanremo abbiamo battuto anche Celentano, e oggi hanno, i dati statistici dicono i 3 più grandi d'Italia sono Celentano, Reitano, Morandi, quindi la cosa più bella è questa, la mia gioia più grande essere giovane, non a 90 anni insomma, ecco. Perfetto, tanti auguri, e questa sera naturalmente ci sarà uno spettacolo. No, io ti volevo dire Alessandro una cosa, tu sei fratello anche di Cesari, no? Sì. Del vice sindaco, no? Che qui c'è Roberto Perrotta, che insieme a De Cesari sono stati molto affettuosi, cioè hanno all'improvviso sconvolto i programmi dell'estate paolese per poter inserire questa tappa. E io vorrei dire, ci tengo molto, come ci tengono loro a dirlo, che è una tappa dove, cioè, loro sono riusciti, e per l'affetto che hanno per me, io l'affetto per loro, a strafare i bilanci, niente, cioè, perché non volevamo la luna, né io né loro, cioè, non abbiamo fatto i divi. È venuto il ragazzo di Calabria veramente, però ti faccio vedere che stasera c'è il signor direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, i migliori solisti italiani, vedrai che struttura che ci sono, 25 persone, abbiamo coperto queste spese di tutti e io canto gratis. Cioè, quindi noi, importante che aver pagato le spese, e il sindaco questo ci tiene, è stato lui, merito suo, io ho accettato perché Roberto Perrotta è un amico e perché Francesco è un amico, e loro, cioè, magari in altri momenti non era possibile, no? Invece in questo momento è stato possibile perché loro mi hanno dimostrato un grandissimo affetto. Per me l'amicizia e l'affetto conta più dei soldi. In fondo è il cuore calabrese quello che batte. Grazie. Allora, sindaco, oggi si terrà una manifestazione direi quasi particolare. Cosa ci può dire? Una manifestazione storica, c'è stata questa possibilità di avere Mino Reitano qua a Paola grazie alla sua disponibilità e da quello che voi avete sentito, ecco, era un'occasione da non lasciarci scappare, perché Mino è l'ambasciatore della Calabria nel mondo, noi abbiamo bisogno di uomini come te. Io vorrei che tu ti portassi sempre sulla tua scrivania il nostro emblema, c'è San Francesco al quale tu sei affezionato, sì. Speriamo che... E poi vorrei andare anche a salutare... Andiamo al santuario. Al santuario da Don Gregorio, no? Dal padre provinciale per parlare anche con lui del film, di tante altre iniziative. C'è il 2007 soprattutto. Ma poi io, tra 2 anni c'è questo, ve lo diceva anche il generale dei minimi, sì. Morosini mi diceva... Mi raccomando Mino, tra 2 anni scrivi qualcosa per San Francesco, sto scrivendo già, no? Noi vorremmo anche approfittarne per avere la tua collaborazione per andare a trovare i nostri corregionali nel mondo. Vorrei e quindi fare una serie di magari noi contatti. Lo faremo, cercheremo anche di farci sostenere da Pino Gentile, dall'assessore al turismo e dalla regione. Perché Paola deve essere sostenuta, che questa è una cosa molto importante. Noi abbiamo il santo, cioè, più grande, più importante, fanno sempre quello d'Assisi con tutto il rispetto, ma è rispetto per quelli che l'hanno fatto, ma San Francesco di Paola vuole farlo Mino Reitano e basta. Abbiamo lanciato anche l'altra idea dell'intitolazione del ponte sullo stretto, se si farà lo si deve chiamare San Francesco di Paola. Insomma, noi contiamo molto sul tuo aiuto, ti ringraziamo molto per la tua presenza, siamo orgogliosi per quello che hai fatto, per quello che farai e per il grande piacere ed onore che ci dai questa sera. Grazie a te l'immagine anche. Un abbraccio a Alessandro. Grazie. Questo? Grazie. Mino, Antonio. Vedi che devo andare in onda questo. Nell'intervista, devo andare in onda. Grazie. Mi sentite? Mi sentite? Pronto, pronto, okay. Pronto, mi sentite? Senti, siamo tutti. Cioè, aspetta, a dove va? Gentilmente. Prego. Ferma, Francesco. Ciao. A posto. Va bene.